Siamo con Ala Sgarbi per l'inaugurazione della mostra, ma doppio evento, perché non solo la mostra, ma c'è anche l'evento poi serale al Teatro Ventino Basso. Certo, mi fa piacere rilasciare l'intervista alla vostra televisione, so che siete molto attenti alla cultura, alla musica e quindi inauguriamo questa mostra, che è una mostra voluta fortemente da, mi tolgo la maschera degli Extraliscio, da Stefano Papetti che l'ha curata e riguarda l'esposizione di due sculture della Fondazione Cavallini Sgarbi che sono tra il XIII secolo e il XII secolo e un artista marchigiano, Giuliano Giuliani, che lavora il travertino ed è un artista straordinario che io ho conosciuto molti anni fa grazie al gallerista Rialdo Ceribelli, che lavora il travertino e lo fa volare come se fosse non tanto una materia pesante ma una materia leggera, e sono bellissimi i suoi fogli ricamati, bianchissimi, ed è proprio un artista marchigiano che finalmente sono riuscito ad esporre nella mia milanesiana al 21° anno, alla quarta volta qui ad Ascoli Piceno. E stasera avremo anche il mio grande fratello Vittorio Sgarbi che racconterà l'arte di Raffaello. Quindi questa è la prima giornata, nelle prossime giornate avremo lo sport con Arrigo Sacchi e Alessandro Alciato, avremo il cinema con Pupi Avati e avremo Nuccio Ordine, un grande letterato erudito che ci parlerà dei colori della cultura. Ma ogni serata sarà contrappuntata dalla musica di un gruppo che voi avete intervistato e che io amo molto e sostengo, che sono gli Extraliscio, un gruppo di giovani emiliano-romagnoli che raccontano il colore della Romagna ma rompendo le righe e portando la musica dei valzer ai giovanissimi attraverso invenzioni sonore straordinarie. Quindi ci sarà da divertirsi in questa milanesiana voluta da Francesca Filau, voluta da Stefano Papetti, dal sindaco di Ascoli e dall'assessore che ringrazio fortemente. L'uso del materiale, l'esperienza fisica che riguarda la scultura e poi la fragilità che è tipica di questa scultura. Allora, per quanto riguarda la materia, insomma, c'è un assillo perché lo scultore è chiamato ad eleggere, cioè quello dello scavo interiore. Cioè prima della forma lo scultore cerca un processo solo di scavo, senza magari neppure l'idea da raggiungere, perché c'è questa necessità di scoprire l'interiorità, forse la propria. E come se ci fosse una specie di messaggio inconscio, un legame inconscio tra il modellare il mondo e la propria vita attraverso la pietra. Poi un'altra considerazione nel fare scultura è quella che c'è questa coscienza che tutti noi nella nostra profondità, nel nostro essere, percepiamo la presenza della verità. E quindi lo scavare, raggiungere, lo studiare, fare l'arte o l'arte può essere un mezzo per raggiungere la verità. Ho fatto alcuni appunti ovviamente perché in questo percorso sviluppiamo dei pensieri belli e buoni, mentre la lentezza esecutiva e la fatica ci obbligano. E questa lentezza permette di fare appunto pensieri belli e buoni che sono un po' rivolti come i tempi passati, i nostri avi ricercavano, per dirla con Rilke, in oggetti, in case, nel proprio abito, ricercavano e rintracciavano l'umano. È quello che stiamo perdendo un po' tutti, insomma, ecco. E forse una materia primaria, una materia essenziale, una pietra, si può rintracciare questa umanità. E qui e in questo dobbiamo fare uso, almeno il sottoscritto fa uso del corpo, non che non mi interessa dell'arte concettuale, sono molto appassionato, però l'esperienza fisica è fondamentale per realizzare la scultura in pietra. Poi c'è la tradizione, sono nasco in una cava dove ho visto da bambino gli uomini
realizzare il proprio fabbisogno con un estremo sacrificio del corpo. Quindi era un po' un mezzo come scoprire la propria vita, il mondo, attraverso il corpo. È un po' quello che mi propongo anch'io, cioè rivolgendo la parte esteriore, cioè il corpo, per scoprire l'interiore, cioè lo spirito e i nostri pensieri. Oltre a questa, una grande esperienza fisica è stata quando per la prima volta ho incontrato una scultura di Michelangelo. C'era il mio corpo di fronte a un altro corpo, un corpo come in pietra, però la lentezza esecutiva l'aveva reso pregno di mente, cioè è quello che dice Michelangelo, cioè che riuscire a mettere nella pietra l'anima. Poi altre considerazioni che c'era la considerazione della fragilità, ecco, c'era una scultura fragile e precaria. La fragilità è qualcosa che non può essere diversamente, è il suo destino, cioè l'emotività, la gioia, la malinconia sono espressioni della fragilità. Rifiutarli significa rifiutare un po' la nostra essenza umana,